Era il 300, erano giovani e forti e sono morti. La poesia La spigolatrice di Sapri, quante volte l'abbiamo studiata? Che odore di scuola qua vicino, sono a Timpone, una frazione di Sapri. Qui c'è la festa, andiamo a vedere perché sennò perdiamo tutto, siamo anche un po' in ritardo. Andiamo, andiamo, andiamo! Guardate qua che bal di giovani, li ho beccati subito, manca qualcuno del comitato, sì, però. Sì, che due mancano. Poi due. Magari per la strada li becchiamo. Sì, sì, siamo a Timpone. Timpone di Sapri. Di Sapri. Sì. Si festeggia oggi? Sant'Antonio di Padova. In ritardo. In ritardo perché coinciderebbe con la festa del patrono San Pietro. Dopo il porto, non dove sono Maratese. Sì, c'è la sullo scoglio dello Salandro c'è la spigolatrice. Io so tutto, infatti ecco, adesso andiamo in giro a vedere Sapri. Vi accompagnerò il nostro... Ma già c'è stato tanti anni fa. Lasciamo stare, meglio che ricordiamo adesso. Andiamo a vedere Sapri, okay. Allora, che è bellissima. Okay. E guardate che sindaco bello che abbiamo qui a Sapri, un modello. Però a noi interessa che il sindaco sia buono, lei è buono, sì. Così dicono. Come sono gli abitanti di Sapri? Bravi, molto sono pazienti. Bravi, pazienti. Lei mi ha portato una cosa meravigliosa, due cose meravigliose. L'assestamento politico di Carlo Di Sagano e il testo della spigolatrice. E io sono felice, mi fa ristudiare sindaco, erano 300, erano giovani e forti e sono morti. E poi la sala, vado avanti. Me andava a mattina a spigolare quando venivo in barca in mezzo al mare. Era una barca che andava proprio e innalzava una bandiera. La sa! E sono nella parte di Sapri che io amo di più, la parte dove ci sono tutti i pescatori. Venite con me. Buonasera! Come suo figlio, Sebastiano. Lei come si chiama? Sebastiano, come tuo figlio. Sa, cosa stai io facendo? Sono un tuo ammiratore, un tuo fan. Che carino, dammi un bacio. Cosa stai facendo? Stasera ti vengo a vedere. Bravo! Cosa stai facendo? La rete, stiamo preparando la rete. Vedere come la prepari. Adesso la stiamo, diciamo così, tagliando e dopo la ripariamo tutto. Ma questa cosa la fai tutti i giorni? Sì, in genere sì, abbiamo i pescherecci là in fondo. E questo perché pesci prendi? Qua prendiamo gamberoni, sgambi. E tu la prepari tutti i giorni? Sì, questa è tutta una tipologia di rete. Perché poi la rete va buttata, Sebastiano. Sì, ma è strascico. Ah. E questa è una rete purtroppo fa come tipo strascico. Sì, senta, non mi stavo, io sono venuta qui a vedere un po' Sapri, sto realizzando un video. E mi hanno detto che sono infermo per un mese i pescatori. Sì, sono infermo biologico statale, una legge. È una legge. Lei stasera. Canto qua, mi viene okay, a sentire? Certamente. Aspetta. Ok. Guarda che quello è un video, saluto. Lo so. Non ho sentito. Non voglio mica la luna. Sai come mi chiede, sai che si fa di sposare? Che cosa questa fa? Questa bella canzone. Come fa? La sua canzone, la canzone di Sapri. Non voglio mica la... Io mi voglio. Però. No, cantare proprio. Io mi vergogno pur, mi emoziono. Però con mia moglie cantavamo sempre questa canzone. Ma un pezzettino. Proprio non mi metto in difficoltà. Se tu parli di pesca, ok. Questo è il mestiere vostro. E lei lo sa fare benissimo. Grazie, no, bene, è benissimo. Carino, io sono un tuo padre. Beh ragazzi, ho beccato un matrimonio a Sapri. Io ho sfacciato, vado dentro a vedere la sposa, venite con me. Sulla banchina del mare, meraviglioso. Sì, addirittura essere sì. Io allora da lontano ho visto un matrimonio qui e ho detto non posso non entrare. Ma lei è bellissima. Grazie. Lo sposo un po' meno, ma lei. No, lo sposo anche è bello. Dov'è lo sposo? Addio. Sposo! 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 Ma guarda te che ti ha già mollato lo sposo! Vieni qua un attimo! Oh, allora, come vi chiamate? Che andate sul video mio? Attilio Filomeno! Dai, voglio un bacio! Allora lo tiro anch'io! È bellissimo!
la statua della spigolatrice di Sacro. Quella piccola è là. Che cosa vi devo dire? In mezzo a cotanta bellezza divento anch'io una spigolatrice, rimango qua. Ma non andate via perché adesso canto. Why did I ever let you go?